Benissimo, adesso abbiamo padrone di casa, ho chiamato il copadrone di casa, adesso apriamo di nuovo la porta per invitare a salire sul palco Enrico Giancarli, giornalista di Sky, di Rete 8. Ciao, buonasera. E che sarà l'elemento cardine che ci condurrà e parlerà e farà di tutto in modo e maniera questa serata diventerà una serata storica. Allora, noi siamo pronti, grazie a Daniele. Maurizio, resta anche con me perché sei tra gli ospiti qui per questa serata dedicata a Giulio Ciccone. Cosa rappresenta per il nostro Abruzzo Giulio Ciccone, Maurizio? Facciamolo un applauso a Maurizio Formichetti, eh? Fiduciario RCS per l'Abruzzo, se il Giro d'Italia ogni anno arriva sulle strade della nostra regione, il merito di questo ragazzo con la maglia gialla. Buonasera a tutti, questa è una serata voluta dai compaesani di Giulio qui a Brecciarola, in particolar modo da Roberto San Benedetto e Gianni Di Labbio. Questa festa vi posso garantire che è stata in bilico due volte, una volta quando Giulio mi disse che molto probabilmente sarebbe andato a correre il Giro dello Utah e praticamente questa corsa finisce oggi e se fosse andato non sarebbe potuto essere qui, e poi purtroppo ieri tutti avete saputo della scomparsa di Felice Gimondi. Vi invito a fare un applauso. Allora Maurizio, mi hai anticipato, io direi che tutta la piazza di Brecciarola un applauso per ricordare Felice Gimondi. Potete stare in piedi, eh? Uno dei pochissimi corridori ad aver vinto tutte e tre le grandi corse a tappe, campione del mondo del 1973. Il prossimo 29 settembre la nostra nazionale correrà il mondiale nello Yorkshire, nel giorno che avrebbe del compleanno di Felice Gimondi, e chissà che Davide Cassani con i suoi ragazzi non riesca a fare un grandissimo regalo. Vai Maurizio. Allora, come dicevo, ieri ci siamo sentiti con il presidente di Rocco, con il CT Davide Cassani, per sapere e capire quando venivano celebrate le segue di Gimondi. Poi nella sfortuna siamo stati fortunati, perché giustamente la famiglia ha riavuto la salma questa sera, domani ci sarà la camera ardente a un paesino vicino Bergamo e martedì mattina ci saranno le esequie di Gimondi. Noi siamo qui per festeggiare Giulio, un corridore che ci ha dato una gioia immensa al Giro d'Italia vincendo la maglia azzurra e la tappa del Mortirolo, ma soprattutto portare per dei giorni la maglia gialla al Tour de France. E tu lo vuoi imitare? Io questa sera mi sono messo una maglia gialla appunto per onorare Giulio, l'unico abruzzese che ha avuto questo onore e questo onere di rappresentare questa regione. Giulio è un teatino doc, rappresenta questa città, rappresenta Brecciarola, ma soprattutto rappresenta l'Abruzzo. Io gli auguro tanta gioia, tanta fortuna, una fortuna che merita sia a livello personale che a livello familiare. Maurizio Formichetti, ti puoi accomodare lì, Maurizio? Io sto per chiamare gli altri ospiti qui sul palco, ma subito il primo blocco di saluti al sindaco di Chieti Umberto Di Primio, che non è presente, al presidente della provincia di Chieti Mauro Pupillo, al sindaco di Casalincontrada Vincenzo Mammarella, al sindaco di Manopello Giorgio De Luca, all'assessore regionale Mauro Febo, qui rappresentato dal dottor Giuseppe Savini. Un applauso per voi, poi continueremo con i saluti. Sul palco di Brecciarola è il numero uno della nostra federazione, il presidente nazionale Renato Di Rocco. Buonasera Presidente, prego il microfono. Buonasera Presidente, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. A nome della Federazione, un pensiero per Felice Gimondi. Ma intanto vi ringrazio davvero per il momento di raccoglimento che è stato fatto prima per Felice. Felice tanto nella storia del ciclismo, un patrimonio non solo nazionale ma mondiale, tanto sono le testimonianze che sono arrivate in federazione in questi giorni, davvero prime pagine anche in Cina e in Giappone, questo la dice lunga su quello che ha rappresentato Gimondi per il ciclismo italiano. Grande campione, è già stato detto, la cosa bella che forse è quella che ci riguarda più di tutti è l'eredità che lui può aver lasciato, l'immagine di una persona che ha sempre fatto il corridore nella vecchia maniera, la maniera antica, quando si diceva la vita da corridore, andare a letto presto, niente vizi,
e tanta dedizione alla famiglia. Le parole più belle sono quelle delle figlie che stanno ricordando in questi giorni. Siamo state fortunate ad avere un papà così devoto, e questo è il massimo, credo, per dei figli, riconoscere tanto. Per la federazione, e per me in particolare, perché nel 73, quando lui vinse il mondiale al Montjuic a Barcellona, io ero incaricato di organizzare tutta la trasferta, per cui sapete che se non si vince il mondiale poi tutta l'organizzazione è come se fosse andata male, e lui finalizzò con un bellissimo risultato, con una volata che sta tutta in una fotografia, con quattro campioni, con Martens, con Merckx e con Ocagna, per cui davvero una grandissima impresa in assoluto. Per cui grazie del vostro ricordo. Presidente, gli mandiamo un bacio, perché tanto ci starà guardando e ci vuole bene, e soprattutto starà pensando ai giovani come Giulio, che hanno un futuro davanti e tante pedalate ancora da fare, come diceva lui, no? Una maglia gialla per qualche giorno, ma comunque un grandissimo onore per tutta l'Italia. La maglia azzurra portata a casa al Giro d'Italia, la tappa del Mortirolo, il successo sull'Otvar davanti a Bardet e a Thibaut Pinot. Insomma, che grande annata per Giulio e per il ciclismo italiano. Inizio da Verona. Vai. Mauro Vigni mi ha detto: che maglia vuoi dare? Io ho scelto la maglia di Giulio, tanto che l'avevo visto due giorni prima e ho detto: io ti aspetto a Verona con questa maglia. Per cui per me, siccome i miei nonni erano abruzzesi, mi sento abruzzese, per cui era facile fare la scelta. Che bella l'arena di Verona, eh? Assolutamente. E Giulio Ciccone, eravamo vicini, presidente, Maurizio Formichetti lo sa, è stato accolto con un'ovazione seconda neanche a quella di Carapazza? No, assolutamente. Intanto grazie a Maurizio. Mi aggiungo al coro, perché veramente fa cose straordinarie per l'Abruzzo, porta grandissime evenienze, lo fa sempre con la sua calma e umiltà, però è un grande regista, per cui grazie davvero anche per questa serata. Poi la maglia gialla io credo che sia il massimo per ogni corridore, no? Primo abruzzese, mi risulta. Assolutamente sì, primo corridore abruzzese in maglia gialla. Maglia gialla, per cui è un'esperienza che Giulio ha fatto, che gli è stata utile per comprendere quanto la dimensione del Tour sia quasi esagerata e che tipo di pressione gli atleti che partecipano possono avere, perché le dimensioni sono enormi. Non facciamo differenze col Giro d'Italia, perché per noi è la massima corsa e ci sta nel cuore, però insomma il Tour è sette volte tanto. Guarda che bella piazza, presidente. Questa è una piazza splendida. Guarda che bella, fatevi un applauso. Grazie a voi, ma l'applauso è tutto per Giulio. Per Giulio e per la sua famiglia, perché se Giulio è un ragazzo così sereno che riesce a fare i risultati avendo la tranquillità si trova solo in famiglia, per cui un bravo davvero a papà e alla mamma. Complimenti, presidente Di Rocco, grazie per queste belle parole. Mi raccomando, fate sempre il tifo, che se lo merita. Si può accomodare vicino a Maurizio Formichetti, così magari potete parlare anche un po' del Giro d'Italia del prossimo anno. Tranquillo, presidente, che il microfono è spento, io non sento assolutamente nulla. Fateglieli un applauso, perché progetteranno anche altri Giri d'Italia qui in Abruzzo. Vado avanti con i saluti. Il consigliere regionale Fabrizio Montepare, il presidente del Consiglio Comunale Liberato Aceto, il consigliere comunale ex assessore Marco D'Ingiullo, Gianni Di Labbio, ex assessore del comune di Chieti e componente del comitato Festa di Brecciarola, e l'avvocato Francesco Paolo Febbo. Un applauso per voi, poi andrò avanti con gli altri ringraziamenti. Intanto sul palco adesso un altro grandissimo applauso, perché una settimana fa, più o meno, sì, una settimana fa, con Elia Viviani la nostra nazionale ha vinto la maglia di campione d'Europa, confermando quella di Matteo Trentin al termine di una prova di squadra fantastica, il commissario tecnico Davide Cassani. Ciao Davide, buonasera. Eccoci qua, Davide. Buonasera. Guarda che piazza, Davide. Sì, proprio bella, un bel vedere. Ed essere qui, tra l'altro, per, sai, io anch'io vengo da un piccolo paese di 4.000 abitanti e posso capire lo stato d'animo, cosa prova uno del posto quando c'è qualcuno che emerge, qualcuno che fa qualcosa di straordinario. E la cosa più bella per quel qualcuno è vedere l'affetto di tutti coloro che sono del paese, del posto. Io comincerei naturalmente con Giulio Ciccone, perché Giulio Ciccone ha iniziato presto quest'anno a vincere l'Otvar davanti a Bardet e a Thibaut Pinot, poi il Giro d'Italia è stato qualcosa di fantastico, la maglia azzurra dalla cronoscalata del San Luca.
Tanto una delle prime corse l'ha fatta con me in nazionale a Trofeo La Iguaglia, sì, dove tra l'altro quasi quasi riusciva a riprendere quello che era in fuga, e poi dopo alla fine è arrivato sesto, quindi già all'inizio di stagione gli ho fatto fare una corsa con la maglia della nazionale. Al Matteotti il bis? Matteotti sarà probabilmente, quasi sicuramente, della partita. Quindi sì, a Pescara trofeo Matteotti con Davide Cassani e la nazionale italiana, Giulio Ciccone. Poi il Giro d'Italia, Davide, il Giro d'Italia, maglia azzurra, il trionfo sul Mortirolo. Allora, il Giro d'Italia Giulio è stato veramente fantastico perché era sempre all'attacco, perché ha vinto una delle tappe più dure, più belle, più affascinanti, per la semplice ragione che c'era da fare il Mortirolo. Tra l'altro è passato primo sul Mortirolo ed è riuscito a vincere quella tappa. E poi è riuscito a arrivare terzo in una delle ultime, l'ultima tappa difficile, quella con il Mangen, quella proprio con l'arrivo a Monte Avena. E lì è arrivato terzo. Vuol dire che è forte, vuol dire che è resistente, vuol dire che va molto bene nelle salite lunghe e difficili, e questo in prospettiva è molto interessante e molto utile, perché sai, lui è sempre stato fin troppo generoso, lo è stato anche in questo Giro d'Italia, però appena mette a punto un po' anche il disegno tattico, perché di cavolate ne ha fatte anche quest'anno e, vabbè, e, allora vi metto seduti vicini, poi ne parlate, eh? Esatto, però è stato veramente bello vederlo, perché alla fine sai, quando un giovane ha questo coraggio è un buon segno, no? Qualche settimana di riposo attivo in altura, Isola 2000, inizia il Tour de France, c'è la tappa che noi chiamiamo la planche des Italiennes, ma è la planche des belles filles, perché lì hanno vinto Aru e ha vinto Vincenzo Nibali. Giulio Ciccone fa l'impresa dell'anno, la maglia gialla. Beh, è stata una giornata bellissima anche per noi, anche per me, perché vedere un italiano lottare per una vittoria di tappa e soprattutto capire che poteva indossare la maglia gialla, la maglia gialla non è una cosa di tutti i giorni, come ha detto il presidente, nessun abruzzese è riuscito a vincere, a conquistare la maglia gialla, e tra l'altro non è che siano tanti gli italiani che possono fregiarsi di questo titolo, e quindi è stata veramente un qualcosa di straordinario, e penso che quei due giorni siano stati molto importanti per Giulio, perché alla fine comunque cambia qualcosa anche dentro di te, e quindi l'anno prossimo lo vedremo ancora più sicuro, ancora più pimpante. Davide, ti faccio una domanda semplice ma al tempo stesso difficile: secondo te Giulio Ciccone un domani potrà ambire alla maglia rossa finale? Io penso di sì. Allora, applauso, perché se lo dice Cassani vale tanto. No, ma sai, però allora o tolgono le cronometro o deve migliorare a cronometro, perché alla fine adesso il suo tallone d'Achille è quello, perché come dicevo prima, no, in salita va forte, a recupero, perché ha fatto delle tappe bellissime, soprattutto nella finale del Giro, è coraggioso, adesso tra l'altro la cosa importante è che è ancora giovane, perché Giulio ha 24 anni, vuol dire che tra 2 o 3 anni, perché alla fine un corridore da corsa tappe, lasciamo stare i fenomeni come Bernal, ma anche lo stesso Nibali, hanno cominciato a vincere corsa tappe dai 26 anni in su, Indurain ha cominciato a vincere a 27, vuol dire che c'è la possibilità per lui di crescere ancora nei prossimi 2 o 3 anni, e quindi se migliorerà un po' a cronometro io credo che possa lottare anche per la maglia rosa, quella finale. E perché no per la maglia azzurra il prossimo anno, visto che tra Tokyo e la Svizzera sarà una bella annata, eh? Me l'hanno già chiesto in 10 e mi hanno chiesto se Giulio Ciccone quest'anno verrà al mondiale. No, quest'anno niente mondiale, l'anno prossimo invece non ci saranno solo i mondiali ma anche i giochi olimpici, quindi dal momento che sia a Tokyo che in Svizzera, dove ci saranno i mondiali, i percorsi sono molto molto impegnativi, Giulio Ciccone è in quella ristretta rosa di corridori che mi interessano e non poco. Ti chiedo un'ultima cosa, Davide, una settimana fa un'altra maglia per la nazionale italiana, il bis europeo, l'anno scorso Trentin, quest'anno Elia Viviani. È stata una giornata meravigliosa perché ha vinto l'Italia, perché i nostri sono stati fantastici, perché hanno corso come se fossero compagni di squadra da sempre. Sapevamo delle difficoltà del percorso, totalmente pianeggiante, ma il vento, ma soprattutto il circuito finale, era un tobogà, c'erano 3 chilometri con strade strette e curve che mettevano un po' di pressione ai corridori. Siamo stati i primi ad attaccare, abbiamo portato via prima un ventaglio di 35 corridori, poi ne sono rientrati altri 30, sono diventati 60, e a 60 km dall'arrivo Trentin, Ballerini
e lo stesso Elia Viviani hanno creato una quell'azione che poi è stata determinante, perché sono andati via in 13 con 4 italiani e a 25 km dal traguardo addirittura è andato via Elia. È stato un successo di Elia Viviani, ma è stato un successo della squadra. E da commissario tecnico questa è la soddisfazione più grande. Davide, in grande in bocca al lupo per il 29 settembre, che tra l'altro sarà una data importante perché è anche il giorno del compleanno di Felice Gimondi. Ti puoi accomodare qui, così poi magari fai qualche strigliata a Giulio Ciccone. Grazie. Intanto, prima di andare avanti con il saluto degli ospiti, io so che c'è Don Graziano qui. So che c'è Don Graziano. Dov'è Don Graziano? Eccolo Don Graziano, prego. Gli diamo un microfono a Don Graziano? Gli diamo un microfono a Don Graziano, eccolo qui. Buonasera Don Graziano, che sorpresa. L'applauso della sua piazza. Grazie. Che serata, prego. Per me è proprio... C'è il presidente di Rocco. Piacere. Dare il suo saluto, Don Graziano. Bene, hanno detto tutto loro, quindi il nostro è superfluo. Penso che questo sia il regalo più bello per Giulio. Giulio sa che ha tutta la contrada di Bricciarola che pedala con lui, non è da solo, e quando fa le salite, quando affronta le difficoltà, sa che c'ha un paese alle spalle che comunque lo spinge ad andare avanti. Io a Giulio voglio dire soltanto una cosa. Prego. Bravo il CT, perché la sua saggezza è molto importante. Giulio deve rimanere Giulio, non deve la maglia gialla, come diceva prima il CT Cassani, è un qualche cosa che cambia un corridore, perché la maglia è la maglia gialla e quindi segna profondamente, sono convinto, la vita di un ciclista. Ma Giulio, se vuole essere veramente un campione, deve rimanere Giulio. E lo farà sicuramente. Altrimenti gli tireremo le orecchie. E Giulio? Giulio? Possiamo chiamarlo? Sì. Dopo. Lasciamolo, lasciamogli fare un po' di foto, un po' di autografi. Deve rimanere così umile. E lo farà sicuramente. Con il sorriso, e quando affronta la difficoltà come la Mortirolo, che ha fatto l'errore di non mettersi la giacchettina. Anche un tecnico, Don Graziano. Mi piace il ciclismo. Ah sì, poi magari usciamo insieme allora. Dai, gli facciamo un applauso a Don Graziano. Grazie Don Graziano. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Un abbraccio a Giulio, e sa che Giulio noi qui ci siamo sempre. Assolutamente sì. Si può accomodare, il microfono lo può dare a lei. Grazie. Io intanto vado avanti con i ringraziamenti. Daniele Schiazza l'abbiamo ringraziato prima, Alessandro Nives, presidente dell'Associazione Popolo di Chieti, il presidente della cantina Roxen Gennaro Materazzo, il presidente della Magic Basket Chieti Patrizio Pardi e altri dirigenti presenti, la polisportiva pennese presente con alcuni dei suoi piccoli atleti, corridori e alcuni dirigenti, vi potete applaudire, il titolare della Mocambo Caffè Enzo, i dirigenti della Teate Basket del Conte Di Clemente, li vedo qui, eccoli, ciao, un saluto alla pallavolo teatina con Mauro Candeloro, la pallavolo arabona con Giacomo Cesarone, il presidente dell'SD Teate, Pedale Teate Danilo D'Urbano, il direttore sportivo Michele Cataldo, dov'è Michele? Ecco, Michele, ciao Michele, buonasera, il presidente regionale Mauro Marrone, che vedo impegnato in seconda fila, ciao Mauro, buonasera, Simone Piano, medaglia d'argento Omnium Sprint ai campionati italiani su pista 2019, grandissimo applauso, Bruno Profeta di SRO 90 che ha guidato Giulio nella categoria Juniores, Valeriano Miani, direttore generale della SD Chieti River 65 settore giovanile, Francesco Di Ruccio della Freebike, naturalmente un saluto alle ragazze che sono con me, Sonia e Federica. Ora siamo quasi pronti per chiamare Giulio, ma lo anticipiamo con un video che va a riassumere quella che è stata questa grande stagione di Giulio Ciccone, con una musica speciale che ci ho voluto che ho voluto metterci per Giulio. Bello, bello è impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello è invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Con gli occhi neri e il
vinto la tappa che dicevi da tanti mesi, ne parlavamo spesso, Giulio. Hai la maglia blu sulle, saldamente sulle spalle, è un giro perfetto per te. Sì, tutti gli obiettivi che mi ero prefissato praticamente stanno arrivando. L'obiettivo principale era quello di tornare alla vittoria e ci sono riuscito. Sono contento di questo giro, penso che non potevo chiedere di meglio. Dedicato a chi questo giro? Ma sicuramente un grande pensiero va sempre alla mia famiglia che davvero mi sopporta sia nei momenti belli che nei momenti brutti, anche gli amici, perché è brutto da dire, però sai, tante volte le cose non vanno per il meglio, sono più le volte che vanno male, e in quei momenti è importante avere tante persone vicine che ti sostengono, e io ce le ho, e quindi quando le cose vanno bene come ieri, che è stata una giornata magica, voglio dedicarla a loro. La maglia azzurra del Giro d'Italia, la vittoria nella tappa della Mortirolo, la maglia gialla al Tour de France, una piazza in festa per Giulio Ciccone. Tutti in piedi per Giulio Ciccone, anche le campane in festa nella tua Brecciarola, Giulio. Buonasera a tutti. Compaesani e non. Potete applaudirlo forte, Giulio, il tempo è infinito, anche perché se lo merita. Siamo all'Arena di Verona, qua o al casone di Brecciarola? Secondo me siamo a Brecciarola, secondo me. Cominciamo col video che hai appena rivisto? Diciamo che sono stati momenti un po' più importanti di questa stagione. Però vabbè, io prima voglio ringraziare veramente tutti, perché a parte che siete tantissimi, non me l'aspettavo. E poi perché comunque sia mi supportate sempre in giro per il mondo, che sia al Giro d'Italia o a Pescara, al Matteotti o al Tour de France, qualsiasi gara, in qualsiasi parte del mondo, sento davvero di avere una piccola contrada, un piccolo paese, una grande città che mi segue ovunque, quindi grazie veramente per questo. Giulio, io partirei dal Giro d'Italia, partirei dalla cronometro del San Luca, che hai fatto con intelligenza clamorosa, ti sei gestito nella prima parte, a tutta sulla salita hai preso quella maglia azzurra che hai prestato un giorno a Brambilla e poi hai portato fino a Verona. Cominciamo dalla maglia azzurra. Dichiarata prima del via a Davide, che mi ha preso anche un po' per matto, però... Ah, sfida a distanza, prima Cassani diceva devo dare qualche a Giulio, adesso Giulio risponde. Bene, mi piace. Poi vi lascio il microfono, La verità è stata che è nato tutto un po' per gioco con i compagni di squadra. La sera prima
abbiamo fatto questa scommessa che mi hanno detto no, vedrai che non riesci, vedrai che lo penseranno in tanti, quindi tu non ci riesci. E allora abbiamo iniziato tutto un po' così per gioco e poi alla fine è durato praticamente tutto il giro d'Italia. Giulio mi doveva sopportare tutti i giorni al giro e ogni volta mi rispondeva io punto la tappa del Mortirolo, me l'ha detto per 10 giorni consecutivi, alla fine... Io l'avevo detto. Infatti. Ma più che altro che la verità è che io non so mai dove si arriva, spesso mi dimentico anche le tappe. E Nibali è un altro, infatti in gara ogni tanto gli chiedo ma domani dove arriviamo? Ah boh. E quindi il Mortirolo è sempre la tappa che sai che mi ricordavo, quindi a tutti dicevo il Mortirolo è una tappa importante, mi piace. No, però a parte gli scherzi era quella che mi piaceva di più, quella che comunque sia aveva le salite più importanti, quindi per me che sono uno scalatore il sogno era vincere quella col Mortirolo. E già lì tutti i tifosi italiani, perché noi abruzzesi ti vogliamo bene da sempre, i tifosi italiani si sono innamorati di Giulio Ciccone. Poi nella penultima tappa hai avuto problemi sul Mangen, rotta la bicicletta, inseguito, sei andato in fuga. Alla fine secondo me eri il più forte di tutti tra i primi. E lì secondo me hai anche dimostrato in futuro che un grande giro puoi vincerlo. Ma per vincere un grande giro, oggi come oggi, la cosa principale è andare forte a cronometro e io adesso sono veramente a livelli di molto bassi, quindi niente, c'è da lavorare tanto su quello, però la cosa buona è che non ho mai lavorato, quindi posso migliorare. Però per il resto dai, sono molto sorpreso, anch'io sono molto sorpreso sulla mia resistenza quest'anno. Ho notato che ogni anno sono riuscito a fare uno step in più e quest'anno ho avuto la costanza in tutte le tappe, quindi questo è importante, un buon segnale per il futuro. E niente, quindi speriamo, io ce la metterò tutta, lavorerò al massimo come ho sempre fatto, quindi speriamo, dai, incrociamo le dita. Poi Giulio, ti sei andato a virgolette riposare un po' in altura, Isola 2000, partecipazione al Tour de France, pronti via, la planche de belle fille. Il giorno prima mi avevi scritto ma non sto tanto bene, il giorno dopo eri la maglia gialla. Sì, il tour è stato un po'... È la prima volta che ti ho visto con le lacrime, perché al giro sorridevi anche dopo il Mortirolo, al tour no, al tour c'erano le lacrime. Sì. Non, diciamo che il tour è una dimensione grande, grandissima, io non l'avevo mai fatto, quindi non mi rendevo neanche conto di cosa mi aspettava. Ho trovato un ambiente completamente diverso da tutte le altre gare, e anche il livello di corridori era totalmente differente, brutto da dire, però anche rispetto al Giro d'Italia il livello è un po' più alto, quindi comunque sia io sono partito un po' anche intimorito da quello che mi aspettava, invece poi soprattutto nella prima settimana sono stato anche competitivo, quindi sono rimasto doppiamente sorpreso anche al tour. E poi ovviamente la caduta ha un po' rovinato tutto, però non ha praticamente cambiato niente, perché nei miei programmi era è stato già fatto troppo, ecco, quindi era tutto programmato e l'importante era arrivare a Parigi e quindi è andata bene. Giulio, prima di farti sedere vicino a Davide Cassani, io volevo riprendere le parole che aveva detto il presidente Di Rocco nel suo intervento e proprio le parole che hai detto tu nell'intervista che avevamo fatto insieme dopo il Mortirolo. La forza che ti dà la tua famiglia, i tuoi amici, la tua Brecciarola, le persone che ti sono sempre vicine. Quindi io mando un abbraccio a Roberto, a Silvana, alla tua famiglia e a tutti voi, perché dovete sempre stare vicini a Giulio Ciccone, che è il vostro campione. Giulio, una candidatura con Davide per il 2020. Davide prima ha detto 2019, no, mondiale è facile per te, però 2020 tra Tokyo e la Svizzera c'è un azzurro che pesa. No, sicuramente l'anno prossimo è un anno importantissimo a livello di squadra nazionale, perché è l'anno olimpico e ci sono i mondiali in Svizzera che sono durissimi e per uno scalatore quindi è il massimo. Ovviamente la cosa principale resta andare forte, perché le parole stanno a zero e alla fine contano sempre i fatti. E manca più di un anno, quindi ovviamente la base c'è, la preparazione e il calendario sarà improntato su quello, però
quando arriverà il momento, poi bisogna vedere se le gambe rispondono. Facciamo un passo avanti, Giulio, prima di sederti, perché le sorprese per te non finiscono. Vieni, vieni, facciamo un passo avanti. Roberto San... Ci siamo? Roberto, mi dai l'ok? Guarda cosa ti ha preparato Roberto San Benedetto con tutto il suo staff. Guarda in fondo, Giulio. Potete alzarvi e girarvi. Brecciarola sta con Ciccone, maglia bianca e maglia gialla del tour. In mezzo la foto in maglia azzurra della vittoria nel giorno del Mortirolo al Giro d'Italia. Ti aspettavi questa piazza così, Giulio? La tua piazza? No, sinceramente ho trovato veramente tantissime persone. Dai, quindi... un po' l'emozione come al tour. Ti vedo un po' emozionato come al tour. Sono emozionato, anche perché non è che a parlare non è che me la cavo benissimo. Forse è meglio a pedalare, però... Però va bene, dai. Dai, tutti in piedi per Giulio Ciccone, dai! Grazie. Giulio, ti puoi sedere vicino a Davide Cassani? No, no, tienilo, tienilo pure il microfono, perché ora io vedo una sedia vuota e mi sto un po' arrabbiando, sinceramente. Tra un po' voglio, e mi riferisco agli organizzatori, a Roberto San Benedetto, a De, che saluto e vi ringrazio. Tra un po', guarda, tre minuti che parlo con loro e questa sedia però poi mi dice no, non accetto giustificazioni. Tre minuti e voglio che questa sedia vada a posto. Davide, ha detto Giulio... A cronometro vado piano, ci devo lavorare. Allora è stato cominciamo veramente... qui la guerra, no, Ciccone Cassani, dai. Io mi metto vicino al presidente. È stato veramente divertente quello che ha fatto Bologna. Allora, lui aveva in testa naturalmente la maglia azzurra, infatti sulla salita è stato il migliore, ma nel tratto in pianura è stato l'ultimo. È andato più piano, era quasi come me. E poi invece hai fatto la salita a blocco, quindi era naturalmente studiata. Rischio tempo massimo in pianura. Era studiata, difatti non ho messo neanche il casco da cronometro. Sono partito praticamente... Bici normale. No, era tutto studiato a tavolino. Ho anche smontato i portaborracce della bici, proprio al limite di peso e tutto. Quindi era proprio studiata a tavolino. E insomma, studiata a tavolino, e quando è studiata e va così bene, io direi che hai fatto un grandissimo lavoro. Prima Davide Cassani ha detto qualche mattita l'ha ancora fatta, Giulio. Ma sì, simpatica. L'avevo. Allora, intanto vi voglio anche confessare questo, che quando Giulio ha ottenuto la sua prima vittoria di tappa al Giro d'Italia, io ero sulla sua ammiraglia, perché in quel giro ogni tappa la facevo con una ammiraglia diversa. E il giorno di Sestola sono salito insieme a Reverberi e quindi mi sono goduto proprio in prima fila quella vittoria. E devo dire che è stata veramente fantastica, perché fuga da lontano. Poi nel finale dovevano affrontare già una prima volta la salita di Sestola, poi da Sestola si saliva ancora e lì sei rimasto da solo. Veramente una bella vittoria. E Giulio? Sì, mi ricordo che ero in ammiraglia, perché ero venuto a prendere le borracce prima di andare in fuga, quindi se non altro porto fortuna. Vabbè, sarai in ammiraglia anche l'anno prossimo a Tokyo, no Davide? Sarai in ammiraglia anche a Tokyo. Chiedilo al presidente. Presidente, so, in ammiraglia anche a Tokyo, quindi con Giulio a Tokyo il binomio continua, no? Ma sai, ho già fatto due chiacchiere con lui, ho fatto già due chiacchiere con Luca Guercilena, che è il suo direttore sportivo, il suo direttore tecnico. E sono sincero, io ho una ristretta lista di corridori per Tokyo e per i campionati del mondo. In questa ristretta lista di corridori c'è Giulio, perché è uno scalatore. Perché sia a Tokyo 25 luglio 2020 sia i campionati del mondo in Svizzera sono durissimi, quindi mi servono degli scalatori. Probabilmente uno dei nostri uomini di riferimento sarà Vincenzo Nibali, che ha rischiato di vincere a Rio e solamente una caduta a 11 km dal traguardo ha privato Vincenzo di una medaglia sicura. E quindi Giulio, se va come io penso, è sicuramente uno di quei corridori che io terrò particolarmente in considerazione. Quindi già adesso stiamo vedendo quale potrebbe essere il programma di avvicinamento. È naturale che
La maglia azzurra va conquistata come se l'è conquistata tutte quelle che ha preso, perché non dimentichiamoci che lui era già nell'orbita azzurra quando era under 23, arrivò sesto al Tour de l'Avenir, che tra l'altro si sta correndo adesso, Tour de l'Avenir che fu vinto nel 64 da Felice Gimondi, quindi un altro ricordo al grande Gimondi. E quindi sai, poi gli abruzzesi, almeno io ho sempre avuto a che fare con degli abruzzesi bravi, perché Giulio appunto lo conosco da tanti anni. Tra l'altro prima avete parlato di Cataldo, dov'è il papà di Cataldo? Ecco, Michele. Io voglio raccontarvi questo aneddoto, questo episodio per raccontarvi. Cataldo quest'anno è stato il mio regista ai giochi europei che abbiamo vinto con Ballerini, poi ho portato a Tokyo alla preolimpica. Cataldo l'anno scorso era appunto in una ristretta cerchia di corridori che poteva fare i campionati del mondo. Arriviamo alla conclusione del trofeo Pantani, quindi a 9 giorni dal campionato del mondo, e avevo ancora qualche dubbio. Prendo Dario dopo la corsa proprio in albergo, gli dico: ascoltami Dario, io c'ho un dubbio, non so ancora se riuscirò a darti una maglia da titolare o da riserva. Sei disposto, perché sai Dario non è un giovane, non è un ragazzino, sei disposto a venire in ritiro anche senza avere la certezza di fare i mondiali? E la risposta di Dario fu questa: io vengo con qualsiasi ruolo perché credo in questo progetto, credo in questa squadra e credo di essere utile o da titolare o da riserva. Questo è Dario Cataldo. Quindi, questo è l'Abruzzo, Dario. Questo Davide. È l'Abruzzo. E questo Dario è l'Abruzzo. Cataldo, naturalmente, quel mondiale l'ha corso, perché io ho bisogno di questi uomini, come ai giochi europei, come ai campionati europei l'anno scorso, perché io non è che posso fare tanto. Il mio ruolo è quello di scegliere degli uomini giusti, perché alla fine sono questi, sono loro che fanno la corsa, ma il mio compito è quello di scegliergli e dargli le motivazioni giuste, e Dario Cataldo e probabilmente anche Giulio Ciccone lo è già stato, sono quegli uomini che fanno bene alla nostra nazionale, quindi questo è Cataldo. Grazie Davide, io porto il microfono di qua al presidente di Rocco e Maurizio Formichetti, se hanno qualche curiosità, qualche domanda, insomma lei è il presidente per Giulio Ciccone. Presidente. No, assolutamente. No. Di Giulio abbiamo detto tanto e non possiamo dargli altre responsabilità, almeno per questa stagione. Sul prossimo anno, l'ha già detto lui, sicuramente farà un piano di avvicinamento. Il Mondiale della Svizzera è il più duro che si ricordi degli ultimi 30 anni, per cui sicuramente come dire, le teste e le gambe italiane faranno la differenza in questo senso. No, Davide, lui si preoccupa sempre, ci sarò a Tokyo, ma certo che c'è, perché lui lo sa bene che non ho mai chiesto i risultati assoluti, ma risultati di squadra, nel senso che è partito... Mi posso permettere di dire che da quando c'è Davide è una bellissima nazionale sempre? Assolutamente sì, è tutto il suo merito, il suo lavoro, perché... Io ho un ricordo della nazionale, voglio dire questo aneddoto della nazionale di Davide, era il primo mondiale di Sagan, Richmond, noi facemmo un'azione stupenda, la miglior squadra del mondiale, poi nel finale le gambe di Sagan erano qualcosa di incredibile, ma io lì senza uomini di punta vidi una nazionale che era una squadra e dissi: in futuro ci leveremo tante soddisfazioni, e due titoli europei, Davide, sono il primo passo. Purtroppo la sfortuna di Rio ti ha tolto qualcosa che meritavi. Andiamo avanti. È da lì che è partita la storia di Viviani, se ci vogliamo pensare, certo. Che poi piano piano ha lavorato sulla motivazione e siamo arrivati a Viviani al campionato europeo. Assolutamente. Per cui nulla è lasciato al caso, per questo gli dico bravo, perché è l'insieme del movimento. Dobbiamo essere una squadra, la squadra azzurra ce l'ha riconosciuto anche l'equipe ieri, titolando per Gimondi la classe italiana, la classe abbiamo qualcosa italiana. Di differente, tra l'altro, e con Davide questo riusciamo a raggiungerlo. In federazione, tanto io ringrazio il presidente perché ho carta bianca sotto il profilo tecnico e quindi ringrazio per la fiducia che la federazione mi ha dato in questi anni, ma Giulio è proprio il classico esempio, qui tra l'altro probabilmente ci sono dei genitori, ci sono dei tecnici, ho visto anche prima dei ragazzini o delle ragazzine, il classico esempio di corridore che è cresciuto piano piano e ha cominciato a vincere quando era ora di vincere. Mi hanno detto che da allievo faceva, non dico che facesse fatica a stare in gruppo, però era la metà degli altri e quindi lottava, cercava di arrivare, non hai mai vinto una corsa, no? E poi piano piano con la grinta, con la determinazione, probabilmente la vicinanza di genitori ma anche di tecnici bravi che l'hanno fatto crescere, perché alla fine un ragazzino deve giocare, deve divertirsi, il ciclismo
ciclismo prima di tutto è un gioco, poi uno sport e può diventare un lavoro. Ecco, Giulio penso che sia il classico esempio di corridore che è diventato campione senza fare chissà cosa da bambino, perché probabilmente ha incominciato e intrapreso lo sport come deve essere fatto. Assolutamente sì. Maurizio Formichetti. No, io voglio... Tanto dico a Roberto San Benedetto che mi sto arrabbiando sempre. No, Maurizio, non... no. Dai, Maurizio. La sera che Giulio ha preso la maglia gialla, intorno alle 6 di pomeriggio mi squilla il cellulare Davide Cassani. Dici, Davide, che è successo? E lui mi fa, ma hai visto Giulietto che cosa ha combinato oggi? E guarda, pure io sono rimasto esterrefatto, contento, per far capire a Giulio quanto importanza ha di lui, Davide, per la concezione di campione che lo ritiene. Di conseguenza lui deve stare tranquillo, deve continuare a pedalare come pedala, perché tutti quanti lo tengono d'occhio, lo tengono d'occhio, ma per portarlo in alto e per continuare a intraprendere questa bellissima carriera che oggi lui sta portando avanti. Gliela fai una tappa in Abruzzo per farlo vincere al Giro? Gliel'aveva fatta sul Gran Sasso, no? Quando è stato l'anno scorso. Sì, che... io quel giorno mi sono arrabbiato tanto, perché come hai detto tu prima, lui corre sempre in una maniera un pochino sconclusionata. Difatti anch'io l'ho ripreso. Prova a giustificarsi, Giulio, ma è nel fuoco nemico. Già sull'Etna aveva fatto uno scatto che non doveva fare, perché doveva aspettare un po'. E anche sul Gran Sasso, lì posso anche capire, correva sulle strade di casa e quindi già uno che è generoso, anche lì però appunto erano piccoli errori che alla fine gli hanno probabilmente compromesso un piazzamento migliore. Però come dicevo prima, errori, quando gli errori sono per generosità, per impeto, alla fine comunque secondo me impara, e ha già imparato, perché già quest'anno intanto ha vinto la tappa del Mortirolo e quindi ha qualcosa di più. Poi poteva anche vincere forse la penultima, però comunque è stato comunque un ottimo risultato. Un'altra cosa che comunque una delle cose che ci lega è che anch'io ho cominciato con Bruno Reverberi, io ho fatto 4 anni con Bruno Reverberi e Giulio ha fatto 3, quindi anche lì abbiamo avuto lo stesso maestro ai primi anni tra i professionisti. Quindi Giulio, aspettati una tappa a cronometro. A cronometro sul lungomare, tutta no, per guarda, Giulio Ciccone. C'è questa idea, il presidente Pupillo, il presidente della provincia di Chieti, che mi ha sollecitato più volte di portare avanti e rendere visibile la nascente pista ciclabile. Ci avevo fatto un pensierino per il 2020, ma Mauro Venni è di tutt'altro avviso. Ci sarà una tappa in Abruzzo con partenza e arrivo in Abruzzo, non posso ancora svelare i termini della tappa. Non sarà purtroppo una tappa per Giulio, ma nel finale qualcosa ci inventeremo. Sì, ci inventeremo, però ti prometto, Giulio, che nel 2021 ho già in testa una tappa che ti potrà onorare e onorare l'Abruzzo. Stai attento, auguro. Giulio, perché poi quando vai a fare la ricognizione con lui va più forte di te in salita. Su questo argomento meglio non parlare. No, se vuoi ne parliamo. Allora, Maurizio, hai promesso quindi la tappa in Abruzzo nel 2020? L'hai detto, è ufficiale? Sì, beh, ufficiale, ho detto che ci sarà. Ragazzi, e non lo sapeva nessuno. Molto probabilmente una tappa. Facciamogli un applauso, 2020. Altra tappa in Abruzzo. Poi magari qualche salitella nel finale ce la mettiamo. No, vabbè, in tutti i modi la tappa, no, non fare lo spiritoso, non ti preparo nulla per il 2021. Comunque non è mio compito svelare i termini della tappa, ma la tappa sarà svelata dall'assessore Mauro Febbo. Assolutamente sì, che salutiamo. E dall'assessore Riris, che sono stati, diciamo, due persone importanti affinché il Giro d'Italia torni in Abruzzo. Giulio, c'è questa sedia vuota, cioè io mi sono arrabbiato con Roberto San Benedetto, invece gli facciamo un grande applauso, perché io scherzavo naturalmente con Roberto San Benedetto, perché questa non è una sedia vuota lasciata a caso, ma è una sedia vuota perché ora noi dobbiamo chiamare una persona che tu hai tanto a cuore, Giulio. Chi è che ti ha lanciato? Alzati in piedi, allora. Dai, alzati in piedi, fallo tu, fai il presentatore. Visto che quando andiamo in bici io e te all'Aquila, io faccio il ciclista e tu fai il presentatore perché arrivi sempre dietro, ora invertiamo i ruoli. Vedi la verità. Da dove partire? No, vabbè, voglio ringraziare una persona importantissima per me, che
diciamo, mi ha permesso di arrivare qui, di godermi tutto questo. Una persona, una di quelle che, come ho detto prima nell'intervista, mi è stata, ma soprattutto mi è vicina nei momenti no, perché quando le cose vanno bene, sai, è sempre tutto bello. Quindi niente, voglio ringraziarlo così e voglio chiamare Roberto Marracino qui con me. È una bagnarola anche per... Anche le due ragazze per te, guarda, gialla, azzurra e bianca. Le miss. Vuoi fare una cosa, Giulio? Vuoi intervistare tu? Io me ne vado. Fai tu, dai. Io mi metto vicino a Davide, fai tu. No, non fare scherzi. Allora, sei un po' emozionato perché stai tremando, però sei perdonato per questo. No, scherzi a parte, Robby, raccontaci qualcosa, il tuo pensiero. Allora, io non sono abituato a questi palcoscenici, quindi capite anche la mia emozione. Di lui penso di sapere quasi tutto, forse qualcosa mi nasconde, però penso di sapere quasi tutto. È un ragazzo che è arrivato qua, se l'è meritata tutta, ha sempre avuto un obiettivo fisso in testa, che arrivare qui, sul posto che lui merita, e sono sicuro, questo forse non è sbagliato dirlo, giurarlo, ma arriverà ancora più in alto. Poi di aneddoti li deve raccontare lui, non io, perché il protagonista rimangono sempre gli atleti. Noi facciamo il nostro lavoro con passione, dedizione, ci affezioniamo a questi ragazzi, lui in particolare per me è, diciamo, un altro figlio, ce n'è già uno, lui è il secondo. E poi i protagonisti reali sono loro, quindi si conquistano, fanno dei sacrifici. Lui, vi posso garantire che ne ha fatti tantissimi, ma veramente tanti. Ha avuto anche dei momenti dove le difficoltà erano più grandi di lui, ma le ha saputo superare, e, ripeto, è il posto giusto che si merita. Fate come, no, se fosse la casa vostra. A proposito di aneddoti, l'anno scorso sulla tappa di Capo Imperatore, quando Giulio è scattato, Roberto è caduto da una transenna e per poco non veniva travolto dai corridori e dalle macchine. Ecco, questo è uno degli aneddoti dell'avventura di Roberto. Però, parlando adesso di aspetti un po' tecnici, riguardo quello che diceva Davide prima, e sono stato molto fortunato, perché comunque sia, ho sempre trovato persone come Roberto, come è stato anche Michele Cataldo, che anche lui è stato il mio direttore sportivo, e Bruno Profeta, tutti i direttori sportivi che ho avuto nelle categorie giovanili mi hanno sempre abbastanza frenato. Ecco, Robby è stato sempre uno di quelli, perché io volevo sempre fare di più, sempre accelerare un po' i tempi, e invece loro sempre no, vedrai, aspetta, e alla fine posso dire adesso che hanno avuto ragione, ecco. Bravi. La cosa, ha detto delle parole sante, lui giustamente era impetuoso, ma penso che tutti i ragazzi, nell'attimo che svolgono attività sportiva agonistica, desiderano vincere una gara, la coppa e tutto il resto, però ogni ragazzo ha una sua qualità, un suo tempo per crescere, per arrivare, l'importante è avere la sua stessa tenacia, riuscire a interpretare la famiglia, la scuola, la vita stessa
con l'obiettivo anche in testa di fare le cose per bene, e lui l'ha fatta come tanti altri ragazzi fanno. La stessa, poi le società come la nostra, la SD Pedale Teatri, siamo stati fortunati aver incontrato Giulio, Dario Cataldo, qualche altro ragazzo come Matteo Del Rosario, Giacomo Del Rosario, qualche altri ragazzi si sono fermati da dilettanti, però hanno cercato di dare il massimo, traendo anche dai nostri insegnamenti, quelli della nostra società, che hanno avuto sempre degli obiettivi ben precisi, quello di far crescere serenamente i ragazzi. Vai Giulio, ho visto che ti piace questo lavoro. No, allora mi siedo. No, però aspetta, però dovevi ancora rispondere a che era successo all'Aquila tra me e te, però ho visto che non hai risposto, quindi... Cambiamo discorso? Va bene, cambiamo discorso. Allora io riprendo la mia cartella. Se vuoi fare tu le premiazioni, fai pure al posto mio. Vado io? No, vai. Vado io. Allora adesso siamo arrivati alle premiazioni per chi è qui sul palco con me. Intanto chiamo il presidente della provincia, eccolo qui prontissimo in prima fila, Pupillo, Mario Pupillo, che consegnerà due premi. Il primo... personale della provincia, in rappresentanza della provincia, per Giulio Ciccone. Se vuole leggere la motivazione, vieni Giulio. Beh, io mi sono spinto un po' più avanti, come diceva Davide Cassani, al ciclista Giulio Ciccone, la provincia di Chieti, per i prestigiosi risultati conquistati in questo anno. Orgogliosi delle tue vittorie, ti auguriamo un futuro roseo. Facciamo una foto con... intanto saluto Bruno Di Fabio, è sempre presente in prima fila quando si parla di ciclismo, primo piano in favore di telecamere e di fotografi, per la consegna della targa della provincia con il presidente Pupillo. Dimmi Maurizio, microfono dov'è? Eccolo qua, te lo porto io. No, guarda, a posto. Ma sempre in raccontando gli aneddoti, dovete sapere che il dottor Mario Pupillo è un ciclista praticante, è stato anche giudice di gara, e il primo giorno che del suo incarico in provincia, io ero sotto la prefettura, lui mi arriva e mi vede e mi dice: scusa, mi stai aspettando per fare l'antidoping? Questo per farvi capire la sua devianza ciclistica e l'amore che ha per questo sport. No, diciamo la verità, con Maurizio Formichetti noi siamo originari di Prato la Peligna, quindi l'affinità è grandissima. Ci mettiamo d'accordo sulle strade che dobbiamo riasfaltare e decidiamo insieme il percorso, in modo che cerchiamo di sollevare i sindaci e i cittadini dalle nostre strade. Presidente, io i complimenti li devo fare, perché ogni volta che arriva il giro da queste parti c'è l'asfalto perfetto e quindi la provincia vanno fatti. Questo dobbiamo dire grazie anche alla regione che ci dà ovviamente finanziamenti. Viva il Giro d'Italia! Viva il Giro d'Italia! Maurizio, vieni un secondo, perché qui vedo anche persone della montagna in seconda fila che vogliono sentirsi dire qualcosa. Allora, 2020 hai detto in Abruzzo, ma non so dove. 2021 hai promesso la tappa per Giulio. Beh, nel 2020 mi ha già rimproverato, ha detto che ho messo la serie di Colle Morto. Non ci sarà la serie di Colle Morto, non ti preoccupare. Ma qualcosa mettiamo nel finale. Sì, 2021 vorrei fare una tappa interamente di montagna. Vediamo se me l'accettano, cerchiamo di capire. Vorrei coinvolgere tutta l'Abruzzo, presidente, sperando che questa regione, oltre questa sera a venerare e a osannare Giulio, capisca l'importanza che ha da un punto di vista turistico. Noi abbiamo montagne, abbiamo laghi, abbiamo mare, abbiamo tutto, e bisogna solo semplicemente iniziare a capire che il futuro di questa regione non può essere soltanto il terziario, l'industria, ma deve essere il turismo. Assolutamente sì, con la ciclovia verde che stiamo completando avevamo la speranza il prossimo anno, ma tecnicamente il giro parte in Ungheria e quindi la cronosquadra che volevamo fare, replicando quella che hanno fatto a Sanremo, presidente, tre anni fa, non è possibile svilupparla perché siamo a metà giro, quindi rinviamo magari, anche perché insomma, essendo una cronosquadra, quindi non farebbe tanto male a Giulio. Ci facciamo aiutare in questa scelta da Davide, che
dovrà perorare la causa con RCS. Grazie. Va bene. Grazie. Può restare Pupillo, può restare, perché io vedo che premierà ancora una volta. Grazie Maurizio. Maurizio, ricordati che poi le promesse, Maurizio, ricordati che le promesse si mantengono. Quindi 2021 si tornerà in montagna. Cominciamo con i 5 guerrieri di Capestrano che consegneremo ai nostri ospiti qui sul palco. Resta sempre il presidente della provincia Pupillo, che premia con il guerriero di Capestrano il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani. E facciamolo vedere però il guerriero, si può aprire? Roberto, lo possiamo aprire? Sì? Vai presidente, apriamolo, facciamo una bella foto. Apriamolo, ce la facciamo? Presidente, le due ragazze, maglia gialla e maglia azzurra anche per lei, visto? Questo è un simbolo del nostro Abruzzo, il guerriero di Capestrano. Da parte del Comitato Festa, chiaramente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma poi vengo a salutare perché mi avete lasciato quella sedia vuota, mi avete fatto arrabbiare. In realtà Roberto era tutta una sorpresa per te. Roberto, ovviamente Roberto era tutta una sorpresa per te. Se lo merita tutto. Grazie al Presidente, intanto lo salutiamo, il Presidente della provincia di Chieti Pupillo. Grazie per essere stato con noi. In rappresentanza della Regione Abruzzo c'è qui con noi Savini? Perfetto, può salire sul palco. Ciao, buonasera. Può salire sul palco il premio del guerriero di Capestrano al presidente nazionale della federazione, Renato Di Rocco. Dottor Giuseppe Savini, in rappresentanza dell'assessore Mauro Ferri, consegna il guerriero di Capestrano al presidente Renato Di Rocco. Possiamo andare anche con voi a favore di telecamere e di fotografi per la consegna del guerriero di Capestrano. Io chiamo sul palco il consigliere comunale ed ex assessore Marco Dingiullo, che consegnerà il guerriero di Capestrano, ascoltami Giulio, alla vera maglia gialla, Maurizio Formichetti. Prego Maurizio, la vera maglia gialla, vedi? Guerriero di Capestrano anche per... sei un guerriero in bici, quindi è giusto che tu abbia il guerriero di Capestrano. Danilo D'Urbano sul palco, Danilo, per te, che dici, ne vogliamo fare uno o due di premiazioni, Danilo? Facciamo due? Vogliamo fare due, va bene, ti sono concesse due premiazioni. La prima, il guerriero di Capestrano che consegni a Roberto Marracino. Giulio, tra un po' arriverà anche per te il guerriero di Capestrano, eh? Però c'è una sorpresa per Giulio prima del guerriero di Capestrano, no? Che dici? Gli vogliamo consegnare una penna? Due? Due? Vai, hai carta bianca, fai tu, dai. Doppia premiazione per Giulio Ciccone, vai, doppia premiazione per Giulio Ciccone. Cominciamo con il guerriero di Capestrano, allora. Vai, prima cosa il guerriero di Capestrano per Giulio Ciccone e poi ci sarà una sorpresa per il nostro campione. Intanto il guerriero di Capestrano. Questo, Giulio, ti rappresenta perché tu sei un guerriero. E poi, ah, quindi tre, gliene diamo tre, dai tre, beh, Giulio se lo merita, ragazzi, c'è una targa per Giulio Ciccone,
Ci vogliamo leggere però la motivazione? Cioè abbiamo il microfono, leggiamo la motivazione? Aspetta, aspetta che ti diamo il microfono. Dov'è il microfono? Maurizio, ce l'hai tu il microfono? Chi ce l'ha i microfoni? Arrivano, arrivano subito i microfoni, eccoli qui. Grazie mille, ecco il microfono, vai. Buonasera a tutti. Questa è una targa da parte della SD Pedale Teate, di cui io sono onorato di esserne il presidente. Te la dedichiamo con tutto il cuore, con grande soddisfazione, la SD Pedale Teate al suo atleta Giulio Ciccone, con orgoglio. Prego. Siccome Roberto, io sono il presidente e lui è allenatore, ma siamo anche cugini, Roberto, quindi manca Michele. Michele Cataldo sul palco. Michele Cataldo sul palco, così non c'è solo una tappa del Giro, ma due tappe abruzzesi vinte al Giro quest'anno. La tappa di Como, che ovviamente ha vinto Dario, il figlio di Michele Cataldo, e la tappa del Mortirolo vinta da Giulio Ciccone. Ciao Michele! E quindi ci piaceva fare questa foto insieme, perché noi da sempre predichiamo quello che dice, ha detto poco fa il commissario tecnico Davide Cassani, che i ragazzi vanno fatti giocare e crescere. È stata sempre una nostra filosofia e i risultati ci danno ragione. Grazie. Vuoi dire qualcosa, Giulio? Aspetta che vuoi ringraziare, Giulio, ti vedo con l'occhio lucido, quindi sei molto ispirato, vuoi ringraziare? No, io assolutamente voglio ringraziare, come ho detto prima, se siamo arrivati a questo livello è soprattutto grazie a loro, perché da solo non sarei andato da nessuna parte, quindi loro davvero mi hanno fatto crescere nel migliore dei modi e io posso ricambiarli con le vittorie e con queste belle serate, quindi ci stai però facendo abituare bene, quindi devi continuare ogni anno ad agosto vogliamo ritrovarci qui. Me lo auguro anch'io. Ci però manca un po' di rosa qua, Giulio. Possiamo ridipingere il casone di rosa, magari il può essere l'occasione buona. Ecco, perché no? E allora, per firmare le tue future grandi imprese, c'è qualcosa che ti permetterà di firmare autografi e grandi imprese, Giulio. Eccoci. Terzo pensiero per Giulio Ciccone. Allora, questo... Vieni Roberto, non scappare. Giulio, è una penna che ti invito a prendere in mano, che non è, ci sono delle scritte, non è da parte mia e non è da parte della Pedale Teate, ma è di una persona che se oggi fosse qui tra noi sicuramente te l'avrebbe regalata, ed è mio padre Bruno D'Urbano. Io faccio un passo indietro perché voglio far prendere l'applauso a questo splendido quadretto, che è più di un quadretto, e le lacrime di Giulio hanno un grande significato. Facciamogli un applauso. Complimenti. Complimenti davvero. Giulio, adesso c'è anche il tuo fans club che vuole farci degli omaggi. Li vedo lì con le maglie rosse, li vedo con scritte Trek, leggo anche Segafredo, quindi noi dopo ci andiamo a prendere un bel caffè rigorosamente Segafredo per rimanere un po' svegli, no Giulio? Non voglio fare pubblicità, Giulio, era solo per annunciare che c'è il tuo fans club. Vuoi stare al posto mio? Vuoi stare con me? No, ti vuoi sedere? No, se vuoi stare con me mi fa solo che piacere. Poi però il caffè Segafredo dopo ce lo prendiamo insieme. Va bene. Allora, il fans club ora di Giulio Ciccone ha degli omaggi da fare ai nostri ospiti. E allora io chiamo Felice Capitanio, che consegna l'omaggio a Davide Cassani. Buonasera a tutti,
abbiamo portato un po', delle cose tipici abruzzesi. Grazie. Che pensiero della, di noi del, del fans club. Ok, questo. Grazie. Grazie mille. Vincenzo Fortuna consegna un omaggio al presidente Renato Di Rocco. Milo Fortuna per l'omaggio a Maurizio Formichetti. Maurizio, ti ha detto bene questa sera, c'è tutto quanto. Di conseguenza, poi domani mattina facciamo i conti in bici. E facciamo anche un applauso a Sonia e Federica che sono state bravissime questa sera. Vestito azzurro e bianco per la maglia azzurra e la maglia bianca, vestito giallo per la maglia gialla. Noi siamo tutti a tema questa sera. Fate la foto. Maurizio, non ho detto che puoi abbracciare. No, Maurizio, non ho detto che puoi abbracciare. Le mani a posto. Mattia Fortuna per il pensiero a Roberto Marracino. Roberto, no, il telefono, no, il telefono sul palco, no, Robè. Lo so che sei famoso, sei diventato famoso, però. Tutto il fans club di Giulio Ciccone per l'omaggio a Giulio Ciccone. Tutto il fans club per te. No, no, fatela una bella foto, insomma, non abbiamo fretta. Il premio glielo, ma lui non lo può bere, e lui il vino non lo può bere. Allora, noi siamo quasi arrivati alla fine. Adesso c'è un altro momento speciale. È spento il telefono, Roberto? Sicuro? Colpa del presidente? Perché, presidente? Allora, adesso c'è un altro momento particolare, perché c'è un premio speciale che Giulio Ciccone consegnerà a Roberto Marracino. Applauso. Tocca a te, Giulio, leggere le motivazioni, eh? C'è il microfono. Vediamo se mi ricordo come si legge. A Roberto Marracino, con infinita gratitudine per aver scoperto il nostro campione Giulio Ciccone, il Comitato Feste di Brecciarola. Puoi dare a lui e poi a favore di telecamera per la foto. Vogliamo chiamare tutti i ragazzi, tutti i bimbi della Pedale Teate per una foto ricordo con Giulio Ciccone sul palco? E poi facciamo i saluti. Dai, venite, che c'è il vostro campione. Vai Giulio, una foto con i ragazzi della Pedale Teate. Eccoli qua, ma guardate che belli che sono. Io intanto saluto Gianni Di Labbio e
Roberto San Benedetto, che sono stati precisi e perfetti nell'organizzazione. Anche due ragazzi della Polisportiva Pennese, venite, venite con noi, eccoci qua, venite. Ringrazio Daniele Schiazza come padrone di casa. Ciao Daniele. Noi poi ci sentiamo dopo? Dopo, che è successo? E io con questo bel quadretto vi ringrazio a voi amici di Brecciarola, avete reso ancora più bella questa serata piazza fantastica. L'appuntamento è per il prossimo anno. Non so, vuoi fare il saluto come al giro con le ragazze, il saluto alla piazza? Vuoi fare? Una adesso, aspetta, che è successo? Un omaggio che voglio consegnare al nostro presidente nazionale. Una maglia del Fans Club Giulio Ciccone al nostro presidente. Grazie. Grazie. Allora, noi siamo arrivati al termine con una sorpresa finale. Io vi saluto, vi ringrazio, bravissimi voi, complimenti a Giulio Ciccone. Giulio, io ti faccio, aspetta, prima questa, io devo andare via prima che apri questa. Io ti saluto, ti faccio i complimenti. No, no, non sto qua. Settatore non abbandona mai. Complimenti per tutto, Giulio Ciccone, un saluto a tutti voi. E ora una ragazza a destra, una ragazza, il bacio delle Miss, e poi ci sarà, come al Giro d'Italia hai fatto tante volte, lo spumante per festeggiare Giulio Ciccone. Io vi saluto, ciao! Giulio, avanti, Time after time, I've done my sentence. Daniele Schiazza, il padrone di casa, a chiudere la nostra serata. And bad mistakes, I've made a few. Dai Giulio, l'ultima bottiglia per adesso e dopodiché ci vedremo, spero, prossimamente. Io come padrone di casa ho aperto le porte ai nostri ospiti, graditi ospiti, e come buon padrone di casa li richiudo, li salutando tutti quanti e augurando al nostro Giulietto grandi soddisfazioni, perché io voglio piangere, non vi nascondo che ogni volta che lui sta lì, io sto davanti alla televisione e piango, no, a 60 anni si può anche piangere, ma io piango di soddisfazione e mi devi far piangere ancora di più, eh? Ok, grazie a tutti quanti da padrone di casa. Un saluto a tutti e un applauso, dimmi Maurizio. No, niente, io volevo ringraziare due amici che stimo e che mi stimano e che mi vogliono bene, che sono il presidente Renato Di Rocco. Prego, presidente, Roberto, dai, tutti in piedi. E Davide Cassani, che, a cui ho chiesto la presenza, non mi hanno fatto nemmeno tribolare un minuto, sono qui questa sera e li voglio ringraziare tantissimo, grazie. Un saluto a tutti e forza Giulio Ciccone. Grazie. Grande Giulio!